è stato soprannominato come il re degli zingari. Si chiama Adriano Todorovic e viene conosciuto in questa maniera qua, anche però da parte dei suoi familiari. Secondo quello che avrebbero ricostruito alcuni militari, costui in qualche maniera avrebbe avuto nel corso della sua vita, nel corso della sua esistenza, una vita per l'appunto che potremmo considerare come una vita da nababbo, una vita insomma in cui il benessere, così farsi il lusso e per così dire la ricchezza sono state al primo posto, alla prima, diciamo così, posizione. Un uomo dunque che ha vissuto una vita piena di spazio, di ricchezza, di lusso, di appunto nuove cose che lo hanno veramente fatto diventare a livello italiano, soprattutto per tutto ciò che è riuscito a fare, a compiere, a realizzare. Eppure che all'interno di tutto, tutti i beni, tutte le ricchezze, tutte le proprietà che costui è riuscito a ottenere, a percepire nel corso degli anni, nel corso del tempo, sarebbe per così dire stato richiesto un sequestro, quindi sarebbe stato richiesto da chi lavora nell'ambito della giustizia di tutti i beni che questo personaggio avrebbe. Insomma, una situazione veramente incredibile. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e un saluto. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy del personaggio in questione, né gettare in fango su di lui. Questo video vuole solo informare le fuori persone di questa situazione che si sarebbe venuta a creare, da come si legge nel web di oggi, 26 giugno 2016. Grazie, un cordiale saluto e a presto.